ha una situazione di gravi carenze d'organico. Ha un organico già di per sé inadeguato, ma a questo si aggiunge una mancanza di giudici, quindi una scopertura rilevante. È un vero grido d'allarme quello lanciato dal procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri durante la conferenza stampa per illustrare i dettagli della maxi operazione European 'Ndrangheta Connection, un blitz che ha visto finire in manette 90 persone accusate a vario titolo di narcotraffico, associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni. Un'inchiesta dalla grande portata investigativa, vista la collaborazione con le autorità estere di Germania, Svizzera, Belgio e Olanda, ma che rischia di non ripetersi se non verranno incrementate le forze di polizia e il numero dei giudici in riva allo stretto. È evidente che la preoccupazione del Presidente del Tribunale per primo, del coordinatore dell'ufficio GIP, ma anche la preoccupazione nostra è quella di consentire ai giudici di avere le forze per poter far fronte a un lavoro importante come quello che viene svolto nel distretto di Reggio Calabria. Ed è proprio dalla DDA Regina che è nata l'inchiesta, unica nel suo genere, la quale ha colpito le principali cosche mafiose dell'area ionica e tirrenica, nonché ha monitorato i flussi illeciti del traffico di cocaina. I principali narcotrafficanti erano sempre loro, Lendrine, Pelle e Vottari, che da San Luca inondavano il nord Europa di droga e reinvestivano milioni di euro. Le cosche di San Luca avevano esteso i loro interessi soprattutto al confine tra la Germania, il Belgio e l'Olanda, in dei territori che loro ritenevano a riparo da investigazioni da parte delle forze dell'ordine. Questa indagine dimostra invece che l'unione tra più polizie, non solo italiane ma anche italiane ed estere, può andare in profondità e riuscire a scavare e ad individuare non solo gli interessi che riguardano i traffici di droga, ma anche il reinvestimento e quindi il denaro che poi va nell'economia legale. Angela Panzera per la CNews 24.